Siamo al piazzale della Giustiniana. Qui è una fermata di mezzi pubblici e privati e c'è anche la fermata del treno FM3 metropolitana di superficie. Ma poi qui c'è un'altra cosa che vogliamo farvi vedere, perché dobbiamo parlare dello scempio che questa gente sta facendo dei soldi e della dignità degli italiani. Qui c'è una cosiddetta fontana. È una fontana che è stata pagata moltissimo, perché è frutto di un concorso dove ovviamente hanno vinto i raccomandati, perché una fontana così non poteva essere altro che vinta da una ragazza raccomandata. Questa fontana ovviamente fa schifo. Hanno dovuto smettere di fargli buttare acqua perché si mescolava la melma, le porcate, nessuno andava a pulire, e questo è quello che resta di questo mostro di cemento. Lo facciamo vedere a onor e miglior gloria dell'amministrazione di Rutelli. Di Rutelli in Palombelli, ricordiamocelo bene. Allora adesso invece, siccome... Rutello in Palombello! Invece... detto Mirella, soprannominato Mirella. Non a caso, eh? I soprannomi sono sempre veri, ecco. Della reale personalità dell'individuo. Esattamente, allora dobbiamo dire qualcos'altro che è relativo alla denuncia che di recente abbiamo portato, come i nostri amici sanno, prima alla Procura della Repubblica e poi al TAR e alla Corte dei Conti. Il TAR, per nostra fortuna, ha risposto immediatamente e ci ha convocato... No, lo stesso giorno, sì. Incredibilmente. Esattamente, era una cosa troppo importante, la porcata che hanno fatto. Allora, noi... E allora adesso lasciamo a Orazio illustrare, speriamo brevemente, tutta la questione. È una giusta e ben riposta speranza. Allora... A maggio o aprile, adesso non ricordo bene, di quest'anno, il signor Matteo Renzi, da quell'idiota perfetto che è, ha avuto la geniale pensata di ridurre il numero delle province o addirittura di azzerarle, cosa che solo una mente malata e distorta come la sua potrebbe aver pensato di avere le capacità di poter realizzare. Questi credono di risolvere, no? I costi del pubblico in Italia, riducendo il numero delle province, così con uno schiocco di dita. Non hanno capito che nell'aumento delle pensioni, nell'aumento degli stipendi come numero e come entità, che siano devoluti dal pubblico verso il cittadino, che aumenta il prodotto interno lordo e che si lotta contro la deflazione e l'inflazione, solo creando, immettendo nuova linfa vitale nel circuito economico, cioè il denaro e liquidità nel circuito economico, si crea occupazione, si crea rilancio. Ora, queste sono cose che le persone intelligenti le sanno perfettamente. D'altronde, diciamolo pure, noi riceviamo giornalmente dei video molto interessanti in cui si dicono queste cose e si denunciano queste cose. Non è un caso che i cretini, cioè delinquenti, che generalmente i delinquenti si dividono in due categorie. Delinquenti intelligenti. E quello intelligente. Questi sono delinquenti cretini. Ecco, più di così non possiamo dire. Cioè fanno tutto a danno del popolo italiano, senza sapere che gli italiani hanno capito. Ecco, io mi aspetto soltanto che loro abbiano la giusta, meritata punizione. E allora questo buffone di corte, che una volta, ma manco quello avrebbe potuto fare in un regime monarchico serio, perché assolutamente. I buffoni di corte dovevano essere anche di ottimo livello culturale. Sì, ma poi dovevano saltare, autentici saltimbanchi, certo, saltare, cantare, i buffoni suonare... dovevano essere intelligenti, perché sì. erano i migliori consiglieri del re, naturale. Erano quelli più spassionati. Allora, anticipiamo che proprio oggi pomeriggio, in un prossimo video che farò con l'amico Ubaldo, leggeremo alcuni passi del grande Shakespeare, che ho già selezionato per poterli leggere oggi pomeriggio. L'Enrico?
Era tratto da Enrico II? No, è tratto da alcuni no, drammi, ma guarda, quello è veramente un dramma di una attualità sentirai assoluta. Gli altri, perché veramente ho pensato, abbiamo citato tante persone, continuiamo a citarle, perché il fatto che noi diciamo qualcosa senza però suffragarla con il contenuto degli scritti di grandi pensatori, di grandissimi della storia dell'umanità, è poca cosa. Invece se tu dici le cose, dici guarda che però l'ha detto anche quello, è ancora di più. O similmente l'ha detto anche lui, certamente. Esattamente. Allora, per tornare al qui ed ora, a aprile, maggio di quest'anno, il signor Renzi, che ovviamente paragonarlo a un signore è... Che? Non hai fatto un cazzo? Io non so che cazzo fa questo. C'è la memoria? Certo. Arriva un certo punto, questa è carica e stracarica. Non vedo niente. Fai vedere un attimo, permetti? Permetti? Permetti un attimo. Vedi un po' se riesci a vederlo tu. Mi pare che sta andando con il gesso. No. Adesso spento, però spento del tutto. Ah sì sì, è vero, sta. Sì, sta andando. Dov'è? Oh, a cancelli questa. Aspettate. Sei a 35. Sì, la cancello sta parte. La taglio e sì, poi la riattacco. L'importante è che va, no? Sì, sì. Vabbè. Allora, riprendiamo dopo un piccolo blocco dovuto a un cattivo funzionamento di questa cinepresa. Allora, dicevamo, il Matteo Renzi si è messo in testa che voleva fare il grande statista e fra le altre cose... No, gliel'ha fatto credere, certo. Lui continua a crederci. Che voleva appunto modificare la struttura dello Stato annullando le regioni, annullando le province. E l'abbiamo denunciato per tutta una serie di reati che non sto qui a dire, insomma, perché ne abbiamo già parlato. E in quell'occasione ho preso coscienza dell'intenzionalità che stavano cercando di mettere in atto, e cioè quella della realizzazione delle aree metropolitane. Intendiamoci, le aree metropolitane in se stesse sono legittime e sono presenti in tutto il mondo. Non è che noi stiamo andando contestando queste cose. Convinti della bontà di una simile struttura locale e sociale e quant'altro. No, il fatto è che qui c'è un abuso colossale. Allora, un colpo di Stato peggiore di tutti gli altri. Un autogolpe. Allora, che cosa successe? Succede che... Allora, in quell'occasione ho preso conoscenza della intenzionalità della loro strategia in divenire, e quindi ho detto va bene, allora mettiamo tutto da parte, il materiale che abbiamo a disposizione lo teniamo buono per il momento in cui ci serve. Allora, quello che è importante di sapere è che in un mondo civile normato da leggi e ufficializzato attraverso procedure stabilite, standard e omologate, ben calibrate, c'è tutta una serie di procedure per fare tutte le cose che si devono fare a livello burocratico, amministrativo e sociale in generale, e culturale ovviamente. Quindi quando uno prende un'iniziativa deve prenderla in base alle leggi esistenti, non è che può fare come cazzo gli pare, dice domani istituisco la seconda repubblica, e cazzo no, la seconda repubblica come banalmente chiamano i giornalisti del cazzo che non capiscono niente di niente e sono la maggior parte i più ignoranti a disposizione in circolazione, va detto quindi che occorre seguire delle regole, ci sono delle procedure standard ben stabilite punto per punto, passo per passo. No, dirò di più, quando a suo tempo ci fu un movimento organizzato dall'ex ministro Pacciardi, Randolfo Pacciardi, un nome notissimo nella storia italiana, lui che era a capo di un movimento per la Seconda Repubblica,
fu che non aveva fatto assolutamente niente, aveva solo creato questo movimento, quest'idea. E questo movimento aveva trovato un buon consenso. Fu accusato di aver organizzato un golpe. Sovversivo, sì, sì. No, non avendo fatto niente e tenendo ben presente che qualora la sua tesi fosse stata approvata, le regole c'erano già, erano nella Costituzione, certo. Siccome Pacciardi aveva partecipato, tra l'altro, alla nascita della Costituzione, certo. Allora ti immagini se lui non ci avrebbe tenuto conto. Allora, vedete qual è la differenza? Questi hanno fatto un colpo di Stato alla chetichella, nell'ignoranza degli italiani, nel consenso criminale della magistratura, forse non di tutta la magistratura, ma di buona parte, perché se effettivamente e anche di buona parte dei sindaci, esattamente, i sindaci sono stati coinvolti, i sindaci sono stati coinvolti, dire, ma certamente sì, è stato promesso qualcosa loro a livello politico, può a livello, darsi, però io sono convinto che i sindaci non capiscono un cazzo e pertanto non sono stati in condizione nemmeno di sapere, dice, oh, questi hanno fatto sta cosa, vogliamo andare a sfogliare la Costituzione? Non l'hanno fatta perché poveracci sono quelli che sono, solo non sarebbero stati eletti sindaci con questi partiti, no? Ecco. Chiaro. Allora, quindi c'è tutta una procedura e questa procedura prevede come primo ineludibile e indefettibile passo il ricorso alla domanda della posizione del singolo cittadino in merito alla questione. Esattamente. Cioè, bisogna indire un referendum consultativo. Ogni sindaco comune. In ogni comune del comprensorio interessato, nel caso dell'area metropolitana di Roma, città capitale, i 178 comuni del cazzo, piccoli da 300 abitanti ai 150.000 di Civitavecchia o Pomezia, devono tutti essere consultati e tutti devono esprimere liberamente il loro pensiero e la loro volontà. E qui a questo punto tu hai parlato proprio di Civitavecchia, perché questo ci serve per dire quanto sia facile e quanto sia praticabile, no, l'intervento del referendum. Certo. Infatti Civitavecchia ha organizzato e programmato un referendum. A prescindere da questo, Sponte. A prescindere da questo, il 30 di settembre, dove i cittadini dovranno decidere se continuare a rimanere sotto l'amministrazione romana, questa infame amministrazione, o sotto quella di Viterbo. Quindi vedete bene che è praticabile questo principio fondamentale dei referendum. Ci auguriamo che i civitavecchiesi la chiudano con questa infame amministrazione romana e aderiscono alla provincia di Viterbo. Allora, faccio vedere due schermate. La prima, quella tradizionale, sì, con tutti i capi d'accusa e tutti i responsabili, che sono comunque più o meno sempre gli stessi. Li potete vedere su Alba Mediterranea. Sì, sono sempre gli stessi. L'altra cosa è i fondamenti su cui basiamo questa nostra denuncia, e cioè fondata sugli articoli 1, 3, 5, 11, 48, 49, 54, 87, 89, 91, 95 e poi ci aggiungiamo anche il 114. Allora vedete, della cari Costituzione. Amici, contro quanti articoli della Costituzione questi hanno operato. E poi legge 142 dell'8 giugno 90, che è l'antesignana a proposito delle istituzioni dell'area metropolitana e degli enti locali, e poi la 265 del 3 agosto del 99, e la 267 del 12 agosto del 2000, e la 42 del 2009 e la 56 del 2014. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 leggi che normano questa procedura di mutazione da entità locale autonoma a associazione in parità di diritti, e questo è un altro argomento molto importante che va sempre tutelato e anche in questa occasione analizzeremo bene, e che è il presupposto per poi fare le cose secondo regola e secondo democrazia soprattutto. E allora che cosa succede? Succede invece che questi signori, ma qui la democrazia, quel bello, e questi testa di cazzo si riempiono la bocca invece di riempirsela di stronzi, cioè dei loro parenti.
tagliati a pezzettini, a cominciare dai loro genitori, si riempie la bocca di democrazia. Se c'è un paese dove la democrazia nella sostanza non esiste, è elusa, evasa, è l'Italia. È usurpata. Abbiamo un Presidente della Repubblica che non può fare il Presidente della Repubblica perché la Costituzione non lo prevede. Governi dal 2005 sono tutti illegali. Tre governi nominati e non eletti. La Corte Costituzionale ha dichiarato che tutti i governi sono illegali. Oh, questi qui vanno avanti tranquillamente e parlano di democrazia. Cosa significa? Che la parola democrazia è un falso. È una cialtronata, è una cialtronata in se stessa. O una chimera che utilizzata dai mascalzoni, dai venditori di fumo. È più una chimera, perché è una metamorfosi, una. Ma sai, la democrazia è una chimera in generale, qui vanno tutto contro la democrazia e solo negli interessi dei conquistatori, dei nostri conquistatori del 1943-45. Esattamente, che detengono ancora qui a pagamento sulle spalle nostre la bellezza di 15.000 uomini in armi, certo, 70 bombe nucleari, una flotta oceanica, la quinta, composta da circa un centinaio fra incrociatori, portaerei e soprattutto scialuppe di salvataggio. Vabbè, e quindi ecco, questo è il grado di libertà che ci abbiamo noi. Comunque, a prescindere da questo, diciamo, preordinato, parliamo del tema attuale. Quindi questi signori hanno fatto, come prima cosa, hanno eluso del tutto e scavalcato del tutto la legge, per cui la prima azione, che era quella dell'intenzionalità e volontà di sentire l'opinione della gente, del cittadino che abita sul territorio e che quindi detiene il diritto territoriale con tutte le sovranità, che non so a dire, locali, che riguardano la sanità in particolare, la sicurezza, il possesso dei beni, eccetera eccetera eccetera, ecco, tutte queste cose qui sono state completamente usurpate e semplicemente si è andato che il Comune di Roma si costituisce fondante quando è uno prende l'iniziativa se gli altri non gliela danno, è come che in un'assemblea pubblica il primo stronzo che decide di parlare parla a nome di tutti. Il Comune di Roma, al di là della grandezza, no? Della grandezza, dell'estensione del comune stesso, certo, vale esattamente come quello, di Formello dove abita lui. Dal punto di vista giuridico, certo, istituzionale. Certo. E quindi per tornare, bisogna ribadire bene, cioè non è l'entità, la dimensione della cosa che dà un livello di qualità e di ordine superiore, è la definizione giuridica, perché io e te siamo cittadini uguali e solo un pubblico ufficiale è superiore a noi ed è infatti la sua parola che vale in una contesa. Ah, momento, un pubblico ufficiale a patto che faccia... che compia regolarmente, certo, il suo dovere, ovviamente, signori, ovviamente. Ricordiamocelo, certo, bene. Però ecco, voglio dire, c'è una gradualità, una diversità di ordini, ma in questo caso qui c'è un cialtrone che si chiama Ignazio Marino, che dall'alto della sua assoluta infamità ha deciso a nome di 5 milioni di cittadini che deve eleggere. E tra l'altro Ignazio Marino è un ladro di polli come Napolitano. Oh, lo sappiamo tutti bene. Tutti due sono stati presi con le mani bocca, nella merda, con la marmellata. L'hanno cacciato via con ignominia, allora, dall'università, sì, dove avrebbe dovuto insegnare, allora, lui, perché si era appropriato di rimborsi di spese, perché Napolitano è stato svergognato da un giornalista tedesco no, e poi gli ha detto: ma tu cazzo che sei, ladro di polli, italiano, certo, italianer, sì, certo, certo. Io mi vergogno di essere definito. Se chiamo la pulizia, gli ha detto Napolitano, ma io chiamerei lo spazzino, lo scopino, capito? Da metterti nella fossa. Andiamo avanti, che sennò dei rifiuti, dai. Non concludiamo un cavolo. Allora, in questo contesto, quindi, questi signori che hanno fatto? Marino ha detto: basta, adesso prendo in mano la questione io, quando lui non ha titolo né ruolo né competenza per poterlo fare, e decide autonomamente che, siccome sono il più grosso, sono quello che ha il potere delle mani. E quindi ha indetto una
riunione della, oddio, non mi viene, dell'amministrazione comunale, no, del consiglio comunale, ecco, del consiglio comunale, e in quel consiglio comunale ha adottato una delibera in cui praticamente stabilisce le modalità della sua elezione. Probabilmente gliel'ha insegnato sua madre. È una cosa allucinante, sì, per cui sentite che cosa si sono inventati. Il bello è che i consiglieri gliel'hanno votato, è incredibile questa cosa. Cioè praticamente hanno votato che per creare questa area metropolitana che hanno creato istituzionalmente in quella stessa riunione, certo. E hanno detto che però che per essere eletti bisognava convocare tutti i consigli comunali, tutti i sindaci e i relativi consigli comunali, e quelli sarebbero stati i grandi elettori. Ma io dico, ma come cazzo li avevo... Ma nemmeno i cavalieri della tavola rotonda, che erano 5-6 poveracci che dovevano chiedere consiglio, no? Certo, ma allucinato. No, che c'era poi Merlino che gli diceva, oh, quello dice, ma che dobbiamo fare? Arrivava Merlino. Ma Merlino era un grande poi, arrivava Merlino, che veniva dalla cultura romana. Vabbè, veniva dalla cultura romana e araba dei primi 5-6. Ma nemmeno i le prime alchimie. Mie, no, sì, vabbè, la scuola alessandrina, Merlino era un genio confronto a questo. Ma dai, ti immagini. Capito? Quindi questo cialtronaccio, perché cialtrone non basta, cialtronaccio, si è inventato ovviamente questa follia giuridica e legislativa e elettorale, che non so da dove cominciare a fargli il pelo, ma non è il caso, bypassando completamente la volontà popolare. Cioè qui siamo proprio al non ce ne frega un cazzo, io so io e voi non lo fanno, rubano tranquillamente, fregandosene assolutamente. Ma stavolta l'abbiamo beccato con socio in bocca, però. Appunto, la differenza è lì. Certo. Ma il bello è che in tutta questa cosa, cioè una sceneggiata del genere, è di una palesità, di una manifestatività, di una evidenza assoluta. È possibile, cazzo di Buddha, che il prefetto di Roma non si è accorto di un cazzo? La Corte dei Conti non si è accorta di un cazzo? Il cosiddetto presidente di questa cosiddetta Repubblica. Il presidente, tutto il Parlamento, la Regione Lazio non si accorda di un cazzo. Ma io dico, è mai possibile? E i sindaci, 178 sindaci. L'Europa non si è accorta di un cazzo. Solo noi, il 12 di questo mese, venerdì scorso, abbiamo presentato, eccola qui, abbiamo presentato la memoria in cui facciamo tutte queste evidenziazioni, e abbiamo presentato questo documento, non troppo vicino che sennò non si vede, questo documento che ci ha data, guardate un po' la data, dove sta, non c'è la data, eccola qua la data, non c'è la data, l'abbiamo presentata il 12 settembre, comunque il 12 settembre, il 12 settembre stesso, ecco qui, questo è Giorgio, che si difende da sé, e questo sono io. Verrà anche un nostro avvocato di riferimento. Sì, vabbè, che mi difendo da me. Perfetto. Guardate la data, 12 settembre, cioè noi abbiamo depositato alle 10:30 di mattina il nostro ricorso, la mattina stessa il giudice di turno del TAR del Lazio ci ha convocato ed ha indetto l'udienza sul giudizio cautelare, che è quello immediato, che mediamente viene fatto un mese dopo. A noi ce l'ha stabilito, consideriamo che ci sono i termini, no, ci sono i termini anche. Aspetta, cose la cosa da incredibile è da dire che le ferie estive al Tribunale del TAR durano fino al 15 settembre. Cioè fino al 15 settembre, cioè ieri, non c'erano udienze, non c'era attività giudiziaria. Bene, a noi, ha cominciato ieri, ci hanno dato appuntamento, eccolo qui, il 24 settembre alle 9:15. Questo perché non è che il giudice sia particolarmente solerte e di una
particolare solerzia. Particolare precipitosità. No, è precipitosa. No, perché ha capito che quello che andiamo denunciando noi, a parte che è di così palese evidenza che non, cioè, lo dico a mio nipote, lo capisce sicuramente. Ma loro non lo capiscono, non quello hanno nemmeno l'intelligenza di un bambino. Tutta questa gente che abbiamo citato prima non ha mosso un pelo, non gli ha fremuto un baffo, cioè non ha proprio espresso nessuna sensazione di nessun genere. Quando una situazione del genere, nella pure sua banalità apparente, è di una valenza giuridica e del diritto assoluta, cioè tu non mi consideri come entità, come soggetto non giuridico. Non solo, ma è anche prodromico di tutta una serie di altre sopraffazioni che verranno automaticamente. Certo. Perché se tu subisci una sopraffazione, chi te la fa, siccome un delinquente, no, ritiene opportuno continuare a fartela. Certo, allora qui vedete che ci sono dei timbri di protocollo. Che cosa abbiamo fatto noi? A partire da appena abbiamo ricevuto la ricevuta appunto dell'avvenuto convocazione in udienza, abbiamo immediatamente provveduto a mandare questa lettera che adesso leggo perché è troppo bella, a tutti i sindaci che fino ad ora potevano dire che non sapevano un cazzo e non si erano accorti di nulla perché sono poveri idioti. A tutti i sindaci della provincia di Roma. Allora, sempre in data 12 ho scritto questa lettera e ve la leggo. All'attenzione del sindaco, comunicazione urgentissima in merito allo stravolgimento costituzionale in atto e delle vessazioni, usurpazioni, abuso di potere e omissioni di ogni genere in danno del vostro ente e dei vostri concittadini. La presente per denunciare anche lei, sindaco, quanto sta avvenendo in danno del vostro ente e soprattutto ai diritti costituzionalmente e giuridicamente riconosciuti ai suoi concittadini. L'8 aprile scorso è nata giuridicamente a tutti gli effetti, in quanto ente territoriale, un'area metropolitana, come previsto appunto dall'articolo 114 della Costituzione, quale quella romana, definita la città metropolitana di Roma Capitale. Le alleghiamo alla presente le querele e denunce presentate in tutti i tribunali competenti. Ah, ecco, va detto che noi questa denuncia abbiamo presentata anche alla Corte dei Conti. Esattamente. Quindi dovrebbe conteggiare tutti i furti che in questa maniera vengono legittimati. Certo. Che sono la cosa più importante. Mettere le mani sui soldi degli italiani. Certo. Allora, le alleghiamo alla presente le querele e denunce presentate in tutti i tribunali competenti di ricorso presentato in data odierna al TAR del Lazio in merito alle ignobili sottrazioni dei diritti denegati a lei e ai suoi concittadini, come a tutti i circa 5 milioni di cittadini della ex provincia di Roma. Questa comunicazione le viene trasmessa nella convinzione della sua piena condivisione e partecipazione ai valori della superiore funzione del diritto e della legalità e del rispetto delle regole del vivere civile. Ci aspettiamo, ora che ne è a piena conoscenza, una sua netta e decisa presa di posizione in merito alle vicende della mancata indizione dei referendum consultativi per la devoluzione dei diritti di sovranità spettanti ai suoi cittadini, manifestando questa sua intenzione, avvertendo la popolazione del suo comune e presentando a sua volta una querela denuncia contro l'operato dei responsabili in palese ed inaccettabile violazione di legge. Qualora questa sua manifestazione di dissociazione di questa azione di violazione, anche costituzionale, non si manifestasse attraverso la sua necessaria ed inderogabile querela denuncia penale contro i responsabili, riterremo questo comportamento chiara manifestazione di corresponsabilità nei suoi confronti e sarà nostra ineludibile cura associare anche lei, i suoi collaboratori e dirigenti nell'azione giudiziaria che si andrà ad intraprendere. In attesa del suo dovuto riscontro, porgo pertanto i più distinti saluti, eccetera, eccetera. E qui io chiuderei perché abbiamo detto quello che dovevamo dire. Certo. Quindi, no, voglio solo dire, cari sindaci, che vedete, cari amici, che vedete questo video, che volete condividerlo e metterlo online in modo che il vostro sindaco lo venga a vedere e sapere, fatelo perché è un atto civico molto importante che mettereste in atto. Vi ringrazio fin da adesso
e speriamo che ad maiora, come dicevano i tempi, siano migliori, no? Allora, ad maiora. Allora, per concludere, dobbiamo dire questo: noi non siamo assolutamente contrari all'area metropolitana di Roma e noi vorremmo solo che nella costituzione di quest'area ci fosse un minimo di democraticità, ma non nel senso che ci inventiamo noi che cosa dovrebbe essere democratico, ma nel senso della messa in opera di una costituzione che, vedi caso, intanto l'hanno creata in quanto non l'hanno mai attuata. No, non solo non l'hanno mai attuata, ma neanche pure messa alla votazione dei cittadini. Esatto, quindi questa è una prassi consolidata, sì. Ma stavolta non passano, per la miseria. Sì. Allora noi siamo peggio del Porto Rico. Capito? Sì. Noi siamo peggio del Porto Rico. Ad maiora, ragazzi! Un paese dove gli americani fanno gli esperimenti in corpore vili, no? I portoricani sono sempre stati poveracci, trattati peggio ancora degli schiavi negri. Noi in Italia siamo peggio di questi. Dopodiché non abbiamo nient'altro da aggiungere. Arrivederci.